Clara, una pagina di cultura. Luca Barsi e Paolo Turati. Parliamo di questa mostra che hai curato e allestito per la regione Sì? e che è al Museo di Scienze Museo Naturali. di Scienze Naturali. Si terrà al Museo di Scienze Naturali fino al 30 gennaio, questa mostra è dedicata a Hans Hartung. Abbiamo curato questa mostra. Per conto, diciamo, su spinta di un'associazione di disabili, la AIPS, l'Associazione Italiana Paralisi Spastica. È una mostra un po' particolare perché l'associazione è un po' particolare. Questa associazione, che è diretta da Angelo Catanzaro, si occupa di promuovere e porre l'attenzione alla disabilità in un modo nuovo. Ponendo l'attenzione, non ponendo l'accento, diciamo così, non tanto alla disabilità e al pietismo, Stiamo vedendo delle immagini che tu quanto c'hai. sì, questo è un video di Hartung, questo è proprio Hartung che si appresta a dipingere. Lui utilizzava tanti materiali, meno canonici, diciamo così, dalle spazzole come vediamo adesso, alle scope di saggina, delle spazzole metalliche che lui si autocostruiva, perfino spruzzatori agricoli. Hartung ha avuto una vita eccezionale. Era anche lui un disabile perché è stato ferito in guerra. Lui si era arruolato nella legione straniera ed è stato ferito in guerra e fu amputato una gamba nel 1944. Abbiamo pensato proprio a proporre Hartung, questa mostra di Hartung, proprio perché lui stesso era un disabile. L'associazione, dicevo, promuove l'attenzione alla disabilità in un modo nuovo, fa notare come anche un disabile possa raggiungere l'eccellenza ognuno nel proprio campo. Essere disabile è solo una condizione, ma non una caratteristica. E Hartung, credo che nell'arte, uno degli artisti maggiori di fama mondiale, ha raggiunto sicuramente questa condizione, l'eccellenza, appunto. Ecco. Per cui abbiamo radunato una serie di opere che arrivano tutte da collezioni private. E per cui è anche, diciamo, un'occasione per farli vedere a un pubblico vasto che non sia quello degli amici del collezionista, ecco, diciamo così. Certo. E abbiamo cercato di radunare, la mostra è divisa in decenni di produzione e ogni decennio abbiamo cercato di radunare le opere più significative in modo da porre attenzione anche lì all'eccellenza in ogni periodo, ecco. Qual è stato il tuo contributo, Paolo Turati? Io ho fatto il curatore di questa mostra, ho avuto il piacere di avere l'affiancamento di Luca Barsi come direttore artistico eccellente, senza la cui presenza tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie. Il bello è stato, come economista, di rendere efficiente questa mostra, no? E quindi organizzarsi in modo tale da avere le possibilità di trovare sponsorizzazioni, di avere un elevato numero. Ecco, qui abbiamo il catalogo Sì. che viene visto. Catalogo, Catalogo eccolo lì, lo stiamo vedendo in questo momento. edito da Allemandi di grande qualità, una ventina di sponsor, fra cui tutti quelli istituzionali, dal Ministero dei Beni Culturali alla Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, e poi sponsor tecnici e sponsor finanziari, fra gli sponsor finanziari Banca Mediolanum e Reale Mutua, altri sponsor importanti, Lions Club International, per esempio, tanto per parlare di disabilità. Gli sponsor sono sempre importantissimi. Importantissimi anche perché, insomma, abbiamo avuto la possibilità anche di avere un museo importante che ha fatto di questa mostra il suo successo, insomma. Puoi Quindi ricordare fino a quando? durerà fino al 30 di gennaio e collateralmente alla mostra c'è una rappresentazione teatrale che ha visto la sua prima al Carignano 2 sere fa e che tutti i weekend sarà disponibile a coloro i quali si recheranno a vedere la mostra. E quindi prima della mostra ci sarà lo spettacolo teatrale che è stato sceneggiato da Dino Mascia e della compagnia Dino Mascia, la quale ripercorre tutta la vita di Hans Hartung. Grazie.